Richard Guzmic sarà un nuovo giocatore del Pescara. Sembra ormai tutto fatto. Il difensore ungherese firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo. Discreta esperienza internazionale per il classe 1987, sia con la nazionale ma anche con il Wisla Cracovia, con cui il Pescara ha raggiunto un accordo quasi blindato. Non sarà l'unico arrivo, perché dietro qualcosa ancora manca. Le piste portano a Cesare Bovo, di quel Torino che ha appena fatto suo il greco Taxidis dal Genoa. Piace anche Cherubin del Bologna, Gionber della Roma e un vecchio pallino, e poi c'è Yao dell'Inter, appena tornato dal prestito al Crotone. Con i nerazzurri c'è in piedi l'idea di un'operazione anche più ampia, che potrebbe riguardare Hassan Gnucuri. I rapporti sono caldi dall'affare Biraghi Caprari, anche se Ausilio vorrebbe strappare per l'anno prossimo anche il sì di Valerio Verre. Inter, Sassuolo e Napoli che restano vigili su Vitturini, il nazionale Under 19 fresco vice campione d'Europa con la selezione di Paolo Vanoli. Davanti inizieranno presto le grandi manovre, perché il reparto è ancora essenzialmente da completare. Marcello Trotta non è stato utilizzato dal Sassuolo nel match contro il Lucerna ed è un nome che sembrava essersi raffreddato prima di tornare a galla. Poi ci sarebbe Gonzalo Bergessio, l'argentino dell'Atlas, però sarebbe anche l'oggetto del desiderio di altre squadre sudamericane, e a quel punto toccherà all'ex Sampdoria decidere se tornare o no in Italia. L'ultima idea è quella di un altro ritorno in Italia, il nordirlandese Kyle Lafferty, già transitato nel campionato italiano nella stagione 2013-2014 con la maglia del Palermo. In questo momento è di proprietà del Norwich, società che gioca nella Championship, la Serie B inglese, ma l'esperienza maturata nel bel paese lo rendono comunque un profilo interessante. A proposito di ritorni, la suggestione vera è quella che porta Francesco Serafino, il ragazzo di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, che a 12 anni ha seguito il padre in Argentina e che oggi si ritrova tesserato niente meno che con il Boca Junior. Ha giocato già con Roma e Regina, e chissà che non sia un delfino a fargli attraversare l'oceano per tornare in patria.